Vince il Cagliari che mantiene vive le speranze di playoff. Dopo il vantaggio segnato a freddo da Filippo Maturi, ci prova Mariotti su punizione. Quindi è il turno di Alessandro Buselli, ma la doppia conclusione non è fortunata e gli ospiti rimangono in partita. La squadra di casa mantiene il forcing, punizione di Campigotto per il colpo di testa in aria, arriva il gol, ma l'arbitro annulla per un presunto fuorigioco. Poi ci provano ancora con uno schema su punizione, Alessandro Buselli per Campigotto, che arriva sul fondo, mette il cross, troppo lungo per tutti, la palla è recuperata dalla difesa. Ancora una volta i padroni di casa ci provano con le palle inattive, sempre Campigotto a battere, Gritti controlla, la palla esce, poi è provvidenziale il difensore su una linea a salvare questa conclusione a botta sicura su corner. È sempre dalla sinistra che arrivano le sortite più interessanti. Plotger riceve dopo una buona difesa del pallone del compagno, mette la palla dentro. Flebli protesta di un compagno per un presunto rigore, ma l'arbitro lascia correre. Rigore che arriva al minuto 66 e Plotger dal dischetto trasforma per il 2-0 dei padroni di casa. Il Carisolo vuole chiuderla sempre con i calci di punizione, palla morbida dentro, Gritti controlla in due tempi, ma poi riesce a salvare, poi altro calcio d'angolo e palla dentro. Non arriva nessuno, il Carisolo vince 3-0 con una doppietta di Plotger nel finale.